Amici di Toscana TV e di Casa Viola, buonasera e benvenuti a una nuova puntata. Puntata che precede, di fatto comincia a precedere la trasferta di Lecce, dove la Fiorentina deve cercare di ottenere 3 punti. I titoli grazie alla regia di Matteo Fagioli. E poi salutiamo il nostro ospite di questa sera. Ken Pongracic a parte, Moise però vuole giocare a Lecce, quindi attenzione sotto questo punto di vista. Ranieri Comuzzo, la difesa Viola Park, abbiamo soprannominato così la difesa derivata dal settore giovanile della Fiorentina, perché forse meritano un approfondimento. La suggestione, e se fosse Mario Balotelli il vice Ken, visto che manca l'appello, lui è svincolato, magari chissà. Montengaggi, Viola settimi in Serie A con 61.600.000 euro, anche qua analizzeremo la situazione perché è sempre calciomercato, ormai lo sapete. Che cosa va e che cosa no, l'opinione di Dario Baldi, che ritrovo come ogni martedì. Ciao Dario, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Mi piacciono questi titoli, mi piace, ne manca uno, ma poi lo dirò dopo. Va bene, allora puoi fare tutto tu. Ken e Pongracic lavorano a parte alla Viola Park con Mister Palladino. Domani rientrano i nazionali Bove, Comuzzo e Gosens. Però Moise vuole giocare a Lecce. Pensi che alla fine recupererà? Ma io penso che recupererà, non so quali sono le ultime dal Viola Park, perché ovviamente non lo so, non seguo queste vicende di notiziari ultim'ora sullo stato di salute. Io mi fido dello staff tecnico della Fiorentina e immagino che Ken ci sarà a Lecce, che la sua lombalgia sia guarita in questi giorni di riposo, di tranquillità. Ieri ha fatto questo post che mi ha gasato molto su Instagram, e quindi ecco, penso che Ken ci sarà e sarà lui a scardinare la difesa del Lecce. Mi immagino ci sarà anche Pongracic, mi chiedo dove farlo giocare, ecco, gol dell'ex, lo spero, però non so chi toglierei tra Comuzzo e Ranieri per Pongracic, devo dire la verità. Da analfabeta di calcio direi che Comuzzo e Pongracic sarebbe una difesa abbastanza... diciamo che mi stuzzica l'appetito e la fantasia, fammi che personaggio sei, Dario. Senti, Pongracic che vuole esserci a Lecce, si trascina questi problemi fisici, però a prescindere, diciamo, da questi problemi, quando Pongracic sarà al 100%, siamo sicuri che è lui il titolare della difesa? Sì, per quanto è stato pagato deve essere lui il titolare della difesa, se no è un acquisto sbagliato. Quindi siccome non penso sia un acquisto sbagliato e siccome non penso sia un brocco, come lo è stato in certe situazioni, ovviamente a livello di lettura, non è che Baldi 2 punti, Pongracic e brocco, in certe situazioni non è apparso quello per cui è stato pagato. Siccome me ne hanno parlato tanto bene, gente che... ne sta il pallone, e quindi ecco, immagino che Corvino non ci abbia fatto il pacco, pacchetto e contropacchetto. Quindi alla luce di tutto questo la mia tesi è che Pongracic sì sarà titolare, ma si dovrà sudare il posto con Ranieri, con Comuzzo. Ricordiamoci che entriamo in un filone di partite fino all'inutile pausa delle nazionali, un'altra il 15 di novembre, dove praticamente si gioca realmente ogni 72 ore, forse a volte anche meno. Quindi ecco, tutti sono disponibili, nessuno indispensabile. Vero, tutti disponibili, nessuno indispensabile. Diamo un occhio alla classifica, Dario, perché la Fiorentina che giocherà a Lecce è chiamata, come in ogni situazione, a fare 3 punti. Ma stavolta... primi. Ma stavolta, esatto, forse in modo particolare, perché la Fiorentina è sì il leader, ma della classifica di destra, è a 10 punti e con una vittoria potrebbe andare ad insidiare quelle zone che effettivamente gli competono, quelle che sono oscillanti tra il quinto, il settimo posto. Si dovrebbe andare lì, però serve vincere, anche perché dopo c'è la Roma a fine mese, una Roma che è un po' una sinusoide, no? Fa picchi di alti, picchi di bassi, però a fine mese magari trovi il picco di alto ed è roba dura. Senti, io penso che quando troveremo la Roma, ovvero tra 2 prossime, perché c'è Lecce, poi c'è la Conference, poi c'è la Roma, immagino che la sinusoide ancora non si sarà rialzata un'altra volta. La Roma gioca con l'Inter, quindi verrà in casa nostra con il coltello fra i denti. Poi non so se Juric gli ha dato una pomata magica durante questo weekend, in questi giorni, ma immagino di no. Quindi io non mi immagino una vittoria della Roma contro l'Inter, mi immagino a Firenze per fare i risultati, e noi dovremmo provare a purgarli contro il Milan stamattina.
mattina c'era il Corriere Fiorentino, una bellissima analisi sul fatto che la Fiorentina vince con le grandi ma fatica con le piccole, quindi dobbiamo sfatare il nostro tabù. Dopo aver perso punti contro il Monza, col Venezia, con il Parma anche adesso, con l'Empoli non ce lo metto perché a oggi l'Empoli è sopra di noi, e quindi avendo perso punti con queste tre partite devo per forza di cose vincere contro il Lecce per arrivare a giocarmi con la Roma, uno step per garantirmi l'accesso alla mia zona di competenza. Lo dice già il nostro titolo, Ranieri con Muzzo, la difesa Viola Park, intesa che arrivano dal settore giovanile, sappiamo quanto la struttura di Bagnaripoli possa in questo senso portare giocatori alla Fiorentina. È una difesa che, descrivicela tu. È una difesa che stupisce, perché con Muzzo l'anno scorso ne abbiamo parlato tanto ma non l'abbiamo veramente visto poco. È un Ranieri che ha preso sicuramente più maturità, a me personalmente a volte mi fa imbestialire, anzi proprio mi indispone in certi atteggiamenti, come quando gli disse a Paredes che è un, com'è che gli disse, sei un sopravvalutato, sei un miracolato, gli dice del miracolo, sì. Un miracolato a Paredes, ecco, io prima, a me questa gente qui a me non mi sta molto simpatica, io preferisco i soldatini, quelli bellini, pulitini, come Comunzo. Io sono per il buono di solito nel calcio, cioè tra Messi e Ronaldo ho scelto sempre Messi, tra Federer e Nadal ho scelto sempre Federer, cioè io scelgo sempre i buoni nella vita, e quindi scegliendo i buoni non posso restare con Comunzo, sebbene si debba mordere la via. A me ogni tanto Ranieri non mi sta molto simpatico gli atteggiamenti, però non è una questione di simpatia ma di gioco, e quindi finché gioca bene difende bene e tante, però se poi mi fa certi errori banali come è successo anche quest'anno bisogna starci attento. Ricordiamoci che non facciamo più quel tipo di difesa alta che facevamo con Italiano. Quando giochi a difesa bassa, un conto è provare a arginare, come hai fatto benissimo Abraham e Morata, un conto è quando vai a girare gente come Luca, come Lautaro, come Dovbyk quando giocherai con la Roma. Quindi ecco, bisogna stare attenti a difesa bassa quando c'hai dei colossi davanti. Bisogna stare attenti quando hai i colossi davanti, dice Dario Baldi, però su un aspetto ci dai un suggerimento, ossia la difesa della Fiorentina adesso difende in modo più basso rispetto a quella forse anche un po' troppo spregiudicata di Vincenzo Italiano. E in tutto questo tourbillon, quello che ne fa più le spese sembra essere Martinez Quarta, il difensore goleador, addirittura in certe situazioni c'è chi lo invocava come prima punta, che invece sembra essere uscito leggermente dai radar. Pensi che oltre alla gara di Lecce sia un mese particolare per Martinez Quarta? Mi spiego meglio. E se fosse lui il giocatore che debba risalire le gerarchie per trovare spazio? Anche perché nelle recenti interviste ha dichiarato di aver rifiutato un'ottima offerta dal Betis di Siviglia pur di rimanere a Firenze. Guardi Calderon, lei si metta a sedere perché adesso sto per dire una cosa forte, ovvero credo che le grandi squadre abbiano in difesa almeno 5 titolari. E la Fiorentina ha 4 titolari per fare i difensori centrali, 5 con Valentini a gennaio. Quarta è benissimo un titolare, così come bene una riserva. Io penso che una squadra che fa 60 partiti e ha l'obiettivo di fare meglio dell'anno scorso, quindi comunque sia provare a centrare l'Europa League e di vincere la Conference, perché io penso sia un obiettivo senza alcun tipo di problema, e se non lo è un problema, o comunque di provare a alzare un trofeo, avere 4 difensori che tutti e 4 possono fare i titolari intercambiabili è un obbligo. Io penso alle difese delle squadre che vincono, lascia fare la Juventus che si è ricostruita quest'anno e perso Bremer a quei problemi là, però penso alla squadra campione d'Italia, all'Inter che gioca a una difesa a 3, ha 6 giocatori che possono giocare titolari in qualsiasi momento, chi più forte chi meno, ma come vedete la seconda linea, penso a De Vrij piuttosto che Bissek, a volte gioca titolari, col Tortolino c'era Bissek, quindi non capisco come mai Quarta non possa tranquillamente e serenamente starsene in panchina due partite e poi casomai giocare con il San Gallo e giocare con la Roma. Alla fine campo porta campo, ma anche noi abbiamo una rosa abbastanza larga, e per fortuna abbiamo una rosa larga, perché metti caso ogni tanto gli viene in mezzo a rampa a Pongracic, abbiamo altri 3 giocatori da poter utilizzare. Siccome lei è un ragazzo molto attivo sui social, le facciamo un gioco che viene fatto spessissimo sull'Instagram, sul TikTok, sul Facebook, insomma tutte queste belle compagnie cantanti. Senta, lei deve scegliere Quarta o Comuzzo? Quarta o Ranieri? Quarta. Quarta o Pongracic? Quarta, ragazzi, ma io scelgo sempre quarta. Quarta o Moreno? Quarta. E Dulcis in fondo, ma non meno importante, quarta o Valentini che arriverà?
Quarta semplicemente perché conosce l'Italia. Per me è quarta sempre, ma perché io sono un filo argentino di nascita, quindi ho problemi con quando vedo l'albiceleste impazzisco. Ecco, un po', c'era anche Moreno e Valentini in questo aspetto, però quindi a questo punto viene facile. Se lei ci dice che Quarta è il difensore centrale più forte della Fiorentina, perché Palladino non gli trova una collocazione anche nella difesa a 4? Perché certe alchimie vanno al di là della bravura personale, ci sono certe situazioni che si risolvono molto meglio Ranieri Comuzzo o Comuzzo Pongacic. Guarda ragazzi, è un ottimo elemento e lo potremo utilizzare a partita in corso, in certe partite, ritroverà il suo spazio. Cioè io non mi strappo i capelli se a volte non gioca qualche giocatore. Certo, questo paragone lo posso fare in difesa perché ho quattro giocatori più o meno tutti che sono sicuro che mi possono dare qualcosa. Se tu mi fai il paragone Sottil o Gudmundsson, che è una roba che è fuori dal mondo, è un paragone che non si può fare. È chiaro che ti scelgo sempre Gudmundsson, cioè Sottil è un giocatore che mi indispone proprio, mi fa andare ai matti di cervello. Oppure mi dici, preferisci Gudmundsson o Ekhone? È chiaro che prima o poi ti manda a quel paese, capito? Il discorso è che questo giochino qui lo puoi fare in difesa e basta nella Fiorentina. Nei restanti reparti ci sono dei titolari e delle riserve di un livello abbastanza più basso. In realtà lo si può fare anche a centrocampo, ma ci arriviamo con calma, caro Dario Baldi. Parliamo di un altro argomento, quello legato eternamente al calciomercato. Perché se è stata mossa una critica al direttore sportivo Daniele Pradè nel corso del calciomercato, è quello di non aver ingaggiato nessun vice Moise Kean. E allora c'è ancora questa suggestione. E se Balotelli fosse il vice Ken, ricordiamo che l'attaccante ex Inter Milan e Manchester City è attualmente svincolato e tra l'altro il Genoa, che sta cercando una punta, sembrerebbe essere più dirottata su Gaston Pereiro. Allora quindi io gliela lancio questa suggestione. Lei lo prenderebbe Ma Balotelli? io la prendo, l'ho detto fin da subito quando è uscita la notizia di Balotelli al Genoa. Ragazzi, se vogliamo un attaccante fatto, pronto, finito, che giochi 10 minuti a partita facendo il ruolo di Ken, ovvero sportellate, gomitate, testate, a volte cartellini rossi e tutto, Mario Balotelli è il giocatore perfetto. Lui ha 34 anni, è pronto a spaccare il campionato. Io poi ti dico, mi fai un altro nome last minute e possa costare poco per gennaio, certo, sempre vecchio Leonardo Pavoletti, semplicemente perché riportiamo un vecchio toscano in Toscana, un bel livornese come piace a me, che può fare quel lavoraccio lì. Noi abbiamo bisogno di un giocatore che giochi 8 minuti, 9 minuti, non di più. Guardiamo anche, quindi io la prendo e la congelo lì, quella sua, la sua considerazione su Balotelli, e chissà, vedremo, sicuramente ne riparleremo. Montengaggi, perché insomma ogni tanto è bene ribadire questa cosa qua. Guardate che la Fiorentina ha ridimensionato il suo Montengaggi, ma fino a un certo punto. Guardiamo la differenza con le altre squadre. L'Inter conduce questa speciale classifica a 141 e 700 mila euro, che equivalgono circa a 2 anni di stipendio di Dario Baldi, più o meno, spanna più chilometro o meno. Poi abbiamo 111 milioni e 700 mila euro la Juventus, 104 il Milan, 89 la Roma, 82 il Napoli di Antonio Conte, al sesto posto la Lazio, 68 milioni e 200 mila euro. La Fiorentina è settima con 61 milioni e 600 mila euro di Montengaggi. Una classifica che ci racconta cosa, Dario Baldi? Niente, ci sono numeri che lascia ai matematici perché l'anno scorso in Bologna con un monte ingaggio molto più basso è arrivato sopra di noi tranquillamente, l'Atalanta lo fa puntualmente ogni anno avendo il monte ingaggio più basso, quindi non ho problemi a dire che la Fiorentina ha fatto bene a limare degli ingaggi, si può ancora lavorare, penso a Kwame che verrà rinnovato ovviamente per limargli un ingaggio fissato a oltre 2 milioni di euro, ecco, 2 milioni di euro per Kwame sono una esagerazione totale. E poi lei parlava di calciomercato e devo per forza fare un po' il grillo parlante, no? Se uno fa il grillo parlante e dice questo, ovvero ieri è uscita la notizia di Parisi probabilmente o al Milan o alla Roma, la domanda che io mi faccio è, visto che Biraghi non gioca, visto che Biraghi va in scadenza, visto che Biraghi ha 8 anni se non erro più di Parisi, ma perché si dà via Parisi e non si dà via Biraghi?
Perché non si può provare a piazzare Biraghi e casomai Parisi gli si fa fare 6 mesi a Roma in prestito? Loro ci vogliono andare Zalewski perché loro piuttosto lo manderebbero a giocare ai San Lorenzo a Campi, Zalewski, pur di disfarsene. Però siccome secondo me Zalewski non serve a questa Fiorentina, diamoglielo in prestito, secco, 6 mesi, fa 6 mesi di prestazione da titolare e poi a giugno ripartiamo tranquillamente con la fascia Gosens Parisi e salutiamo tutti la curva, anche perché io mi chiedo perché Parisi non l'abbia visto né Italiano né Palladino. Io non penso che Parisi sia un brocco, perché Corsi che ha ottimi giocatori, l'abbiamo pagato 10 milioni, non l'abbiamo praticamente mai visto, credo addirittura non abbia mai segnato un gol con la Fiorentina, forse uno solo, e quindi io penso che Parisi possa essere realmente il futuro della fascia, e quindi pensando come un sindaco, no? Facendo un programma di mandato, come abbiamo visto ieri la sindaca Funaro in consiglio comunale, e facciamo un mandato su Parisi e non su Biraghi, perché ecco, può andare tranquillamente a abbassarsi di livello scendendo in carriera, perché a fine carriera ormai ha dato quello che doveva dare. Secondo me è una riflessione che dobbiamo fare e dovrebbe fare secondo me anche la Fiorentina, perché buttare un ragazzo di 24 anni dandolo a una diretta rivale, la Roma o a una squadra come il Milan, o arrivano con 20 milioni, ma siccome non penso che arrivino con 20 milioni, viste anche le situazioni economiche, ecco, sarei attento. In ogni caso, anche qua il dato della Fiorentina settima col Monte Ingaggi è sempre un aspetto da ricordare quando facciamo le analisi circa la società viola, perché insomma non è mica poco. Quindi se la Fiorentina dovesse disattendere queste aspettative, vuol dire che è un fallimento. Se invece dovesse fare addirittura meglio, ben venga. Se arriva settima è il suo, tradotto la dimensione europea da Conference League della Fiorentina è ciò per cosa, diciamo, si investe. Settimo posto, teoricamente è questo. Ovviamente il calcio non è solo teoria, ma è anche pratica ed è anche il suo bello. Cosa va e che cosa no racchiude, come al solito, la nostra trasmissione. Oggi molti temi di cui il nostro professore Dario Baldi deve discutere e correggere. Vediamo dunque la lavagna redazionale al gran completo. Che cosa va? Le scelte a centrocampo. Ed è lì che ti voglio, Dario Baldi, perché a Lecce c'è da scegliere. Dodò, anche lui giocatore forse passato inosservato per certi versi sotto la nostra opinione, non so. Gudmundsson invece va nella parte verde, perché ovviamente essendo assolto si è tolto quella spada di Damocle che lo teneva forse mentalmente leggermente incastrato. Che cosa non va? La classifica, ancora 10 punti sono troppo pochi, Ken a rischio è una situazione che non vorremmo mai vedere in nessuna partita. E poi che cosa non va? Parisi Beltran, perché chiaramente il fatto che sono stati pagati tanto e che non giochino è un problema per la Fiorentina. Cominci pure lei, Dario Baldi, analizzi, vada! Partiamo da destra, che quelle di sinistra sono facili. Partiamo da destra. Allora, la classifica, ragazzi, abbiamo perso dei punti e questo è il dubbio. Questo ce lo dobbiamo segnare, ricordare, e a fine anno lo pagheremo. Ken a rischio, non penso sia a rischio, credo sia una butada anche un po' per riempire le pagine dei giornali. Parisi Beltran, Stavani, Corriere dello Sport, dice Beltran fa il trequartista e che abbiamo fatto un equivoco tattico. Io Beltran trequartista non so dove l'abbiano visto, perché in Argentina nel River Plate ha sempre giocato o nella coppia dei due davanti, una sorta di diamante offensivo, oppure addirittura da solo con dietro De La Cruz e altre due, quindi con tre, diciamo, tre quarti e lui davanti. Quindi forse ho visto io partite del River Plate male, oppure diciamo il Corriere dello Sport hanno provato a lanciare un'ipotesi tattica di Palladino, ma non lo so. Ken a rischio, abbiamo già detto, la classifica, abbiamo perso punti andando di là. Scelte a centrocampo, scelte a centrocampo ce ne abbiamo. Io penso che a Lecce si riparta con i trittico di base, ovvero Adli, Cataldi e Bove, che mi sembrano tutti e tre giocatori in grande forma. E io ti direi di più, io un pensierino su la fascia di capitano a Cataldi, alla lunga lo prenderei. Per quanto riguarda Dodò, secondo me non abbiamo ancora mai visto il Dodò tra infortuni e altro che era quello dello Shakhtar. Lo stiamo piano piano vedendo, anche perché contro il Milan ha fatto una prestazione incredibile al di là di una munizione all'ottavo minuto. E Gudmundsson finalmente si è liberato psicologicamente, come quando c'hai tanto mal di stomaco, no? Ecco, Gudmundsson si è tolto il mal di stomaco, ci siamo capiti, e quindi speriamo che possa giocare liberamente e possa inventare, perché questa Fiorentina, oltre a essere esteticamente bella, lo sa, la Fiorentina estetica è una Fiorentina che secondo me può convincere, vincere e farci star bene. Quindi speriamo che dalla partita di domenica si possa star bene.
Parcheggiamola lì un attimo, la lavagna redazionale, la riprendiamo a breve, perché lei ha parlato di eventualmente Cataldi capitano, e allora io le devo far vedere che cosa ho letto questo pomeriggio sulle pagine di Firenze Viola. L'intervista a Radio Firenze Viola, dove lei peraltro collabora, a Ciccio Baiano, che dice: vedrei bene Moise Kean come capitano. Che ne pensi? No, Moise Kean non può fare capitano, ma perché a parte è arrivato ora e poi perché è uno come me, è un pazzerello. Quindi abbiamo bisogno di una figura tenace che tenga, che sia parte dello spogliatoio, ma che sia anche capace di redarguire al momento, una figura quasi paterna. E quindi avevo pensato a Gosens piuttosto che a Dodò, se non De Gea, ma non Moise Kean. Moise Kean deve stare lì e buttare dentro palloni a nastro e continuare a fare quello che sta facendo. E se invece fosse, ora lei l'ha anche citato, De Gea il capitano della Fiorentina? Per il calcio moderno il portiere è un po' lontano, perché hai visto, con la nuova regola può solo parlare il capitano con l'arbitro, quindi c'è una situazione da discutere all'area di rigore che fa chilometri dalla porta all'area tutte le volte. Sarebbe bello, il problema di De Gea è che il prossimo anno probabilmente tornerà in Spagna o tornerà a fare altro, quindi io lo darei a qualcuno e abbiamo la sicurezza di poterlo rivedere a Firenze. Uno su tutti, io penso a Robin Gosens, che io non so se l'hai visto quanto è bello con la maglia della Germania, ma Robin Gosens è l'emanazione, secondo me, di Udello a livello fisico, e può essere anche bello in campo. Quindi viva Robin Gosens, io lo vorrei andare. Ripeschiamo la lavagna redazionale, perché lei, Dario Baldi, non ha né aggiunto né tolto niente alla nostra lavagna, invece stavolta lo deve fare. Che cosa aggiunge alle cose che vanno e che cosa a quelle che non vanno o che vanno meno bene? Insomma, scelga un po' lei. Cosa va? Ci metto Bove. È arrivato, lo scarto della Roma, uno scarso, se ce lo danno a noi, ma figurati. Io, si ricorda cosa le dissi Calderon Bondi, che questo Bove mi ha giocato la finale di Conference, è un uomo di Mourinho, quindi cosa va Bove, che contro il Milan ha fatto una partita da 8. Cosa non va è difficile. Cosa non va è difficile, perché abbiamo negli occhi la partita contro il Milan, vediamo. Secondo me i cambi, perché abbiamo una panchina di un livello abbastanza, diciamo, non mi piace molto il livello che c'è in campo rispetto a quello che c'è fuori, e i cambi forse sono un attimo da registrare, anche da vedere qualche ragazzino, penso a Caprini, penso a Rubino, qualche cosina anche dalla panchina, dato che si criticava tanto italiano perché non usava i giovani. Questo allenatore Palladino, a parte ovviamente Comuzzo, non mi sembra che stia usando i giovani della primavera. E poi il mancato utilizzo di Caiode, ci metto in cosa non va, perché Caiode, se si continua a non utilizzare, tanto vale darlo via a una bella cifra, però per darlo via una bella cifra devi farlo giocare. Dulcis in fondo, ma non meno importante, io adesso le faccio vedere una foto, appena siamo pronti con la nostra regia, meglio, ma è colpa mia, non ero pronto io, eccomi qua, di questo signore che rincontreremo da ex a Lecce. Ovviamente il riferimento è all'ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino. Il mago di Vernole, che ci ha lasciato ancora Ferracciano, Biraghi, Bianco, sto parlando dei giocatori attualmente in rosa della Fiorentina portati da Corvino. Io ho ottimi ricordi di Corvino, perché ha portato grandi giocatori, come grandi trofei, ma come tutti portano grandi giocatori e grandi trofei. Corvino aveva una grande particolarità di scoprire talenti che finivano in Itch, e penso su tutti Vlahovic, poi vabbè, comunque è stato un grande direttore sportivo nella nostra storia, quello in dubbio. E allora io le ripropongo il gioco social: Pantaleo Corvino o Daniele Pradè? Allora, il mio cuore dice Pradè, perché chi c'è attualmente per me batte la storia. Io non purtroppo siamo una città che vive di ricordi, caro Calderon, e chi vive di ricordi sembra veramente come quello: ma ti ricordi come era bella Firenze 10 anni fa? Ma vivete il presente e non lamentatevi, sempre a lamentarsi del presente, sempre a pensare al passato. Si stava meglio quando si stava peggio, 10 anni fa Corvino era un popone, esattamente come ora Pradè è per qualcuno, esattamente quello, siamo sempre i soliti, si vive del passato. A un certo punto ci ricorderemo della Fiorentina del 26 per ricordare quanto si giocava bene nel 1926. Vabbè, su questo c'è anche la canzone di Leonardo Pieraccioni, Firenze, che in un pezzetto dice: Firenze spara i fuochi quando arriva San Giovanni, noi si guardano e si dice l'era meglio quegli altri anni. È un po' la mentalità fiorentina, noi tutte le volte rivediamo i fuochi, ma l'anno scorso erano grandiosi, è un po' questo. Era meglio, erano più belli, ne abbiamo speso di più. È vero. Dario Baldi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, ci vediamo presto sui schermi Toscana TV, buonanotte. Buonanotte.
Il saluto va anche alla parte tecnica di Federico Salvi e alla regia di Matteo Fagioli. Noi ci vediamo domani alle ore 21, Casa Viola Toscana TV, perché bisogna avvicinarsi a piccoli passi verso la trasferta di Lecce, dove la Fiorentina è chiamata a vincere. Buonanotte a tutti voi, da Gabriele Calderon.